E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su Ghost of Tsushima. Dunque, l'episodio scorso abbiamo concluso momentaneamente le missioni per Lady Masako. Insomma, era abbastanza incazzata nera, giustamente, contro chi ha massacrato il suo clan, però ha quasi proprio perso la testa. Diciamo che forse l'abbiamo un po'. Ah no, niente. Questo cavallo per niente. Riportata, si può dire, un po' alla ragione. E adesso ci aspetta, diciamo, all'ultima regione del gioco per concludere ciò che abbiamo iniziato. E quindi probabilmente ammazzare sua sorella, visto che pare sia sopravvissuta al massacro del clan, anzi è stata lei a orchestrarlo. Va bene, adesso sto andando qui. Iniziamo le missioni per Yuna e poi passeremo prima ai tre insediamenti che ci mancano della regione, quindi al completamento totale della regione dove ci troviamo. E dopo alle missioni principali. Ok. Mi sa che siamo vicini al potenziare la nostra armatura, quella che abbiamo. Siamo. No, non è l'Orcanda di Icky. Ma no, di qua, va. Mi sa che siamo vicini. Dovremmo avere più di 700 provvisto, visto prima. E ce ne servono 750, quindi ottimo. No, ecco, io sto andando dalla parte sbagliata. Quindi mi sa che sarà la volta buona che potenziamo al massimo anche l'armatura Kensei. Ecco qua Jin, Yuna. Yuna. Pensavo fossi a Yarikawa. Ora non posso tornarci. Chi è stato? Un generale mongolo, Altan. Ho sentito voci provenienti da Utsuna. Sta terrorizzando tutti. Ruba cibo e medicine. Stermina intere famiglie. Se qualcuno si oppone o tenta la fuga, viene massacrato come una bestia. La locanda giù in fondo è di una mia vecchia amica. Non posso lasciarla con loro. La troveremo e faremo fuori questo generale. Non c'è problema, va. Gli impiccati. E ammazziamo tutti, come sappiamo La locanda è di qua. fare. Chi è la tua amica? Si chiama Ichi. La conosco da quando ero Aici. bambina. Mi insegnò a sopravvivere. L'hai più rivista dall'invasione? No, sono anni che non la vedo. Controlliamo dentro. Da qui avremo un'ottima visuale. Quell'uomo potrebbe dirci cosa c'è dentro. Meglio parlargli prima che ritorni. Aspetta. Parla con il paesano. Un samurai. Che cosa volete? Vogliamo aiutare. Non dovreste essere qui, se mi vedono. Stiamo cercando Ichi, gestisce questa locanda. Tu l'hai vista? Guardie! E bastardo. Attenzione! Preparati. Scusa. Scusa, ecco, stai zitto, va. Beh, tanto ormai c'era ben poco da fare. Fa niente, doveva pagare. Madonna. Madonna, no. Ok, non mi ha preso. Dammi una mano! Ok. Arrivo. Ah, colpo di grazia. Madonna. Arrivo, dov'è? 20 secondi, ah, qua. Porca vacca. Ok. Ichi, dove sei? Mezzala dentro. E lei? Yuna,
No, dentro non c'è. Aspetta, provviste. Ah sì, era lei. Ichi, sei viva. Perché sei qui? Per salvarti. Mi hai condannata, Yuna. Facevo ubriacare gli invasori e li distraevo. Ma quando Altan verrà a sapere che cosa hai fatto, eri in combutta con i mongoli per sopravvivere. Dovevi ribellarti. E tu dovevi andartene, come hai sempre fatto. Ha rischiato la vita per salvarti. Per il vostro bene, signore. State lontano da quella lì. Ichi, possiamo proteggerti da Altan. Dimmi solo dove posso trovarlo. Nessuno lo sa. Nemmeno i suoi uomini. Ma se volete attirare la sua attenzione... Parla. Cercate i suoi alleati migliori. Gli schiavisti giapponesi al suo comando. Dategli una lezione e... sarà Altan a trovarvi. Gli schiavisti chi sono? Chiedete a Yuna. Si ricorderà. Non so cosa sia successo tra voi in passato, ma lei ci vuole soltanto aiutare. Ha avuto la sua occasione. Che cosa ti ha detto? Poco. Se vogliamo attirare Altan allo scoperto, dobbiamo ottenere la sua attenzione. Lo spettro ce la può fare. Da dove cominciamo? Dagli alleati di Altan, gli schiavisti giapponesi. I fratelli Mamushi. Ichi ha detto che li conosci. Lei lo sa bene. Quei tre bastardi hanno una fattoria sul fiume. Quando sei pronta, ci vediamo lì. Attaccheremo insieme. Contaci. Grazie, Jin. Ah, un inizio molto breve. Ok. Vabbè, sono quattro racconti, praticamente. Ok, amuleto rinvigorente. Ripristina lentamente fino a 2 unità di determinazione mentre sei in combattimento. Ah. Però lentamente. Aspetta, fa vedere. Ma questa combinazione non mi dispiace, a dir la verità. Al limite, l'unica cosa che posso togliere sono questi due, praticamente. Gli altri li devo ottenere tutti. Però, no, dai, va bene, stiamo così. Morte silente. Dov'è? Ecco qua, 2 di 4. Sì, seguiamo le sue missioni, ovviamente. Non vedo l'ora di sconfiggerli tutti. Qui? No. Dov'è? Aspetta. No, ecco, ho sbagliato strada. No, aspetta che il cavallo... non so nuotare. Chissà perché non hanno messo che il cavallo può nuotare. Ma... magari richiedeva del lavoro in più, non lo so. Per le animazioni, forse. Ah, forse è quella, dice. C'è un insediamento. Fa vedere. No, però... ah, beh, c'è la nebbia, quindi... campo di Mamushi. Dov'è, Yun? No, 60 metri. No, 70, aspetta. Scusa, era qua. Ah, eccola lì. Ce l'hai fatta? Sembra una fortezza. I fratelli Mamushi non vogliono che si sappia cosa succede dentro quelle mura. Gestiscono un campo di schiavi. Ci sei già stata?
Io e Taka siamo gli unici a essere scappati. Quando vi imprigionarono qui? È passata una vita. Io e Taka eravamo bambini. Ricordi che successe? Ogni dettaglio. Le percosse di Kichizo. L'alito fetido di Manzo. E le luride manine di Taizo. Se li uccidiamo, manderemo un messaggio ad Atta. Lo attireremo allo scoperto. Morte e silente, è una bella fine questa qua, eh? Impalamento e bruciato vivo, insomma. Andiamo. Che cos'è? Un messaggio a tutti coloro che pensano di scappare. I fratelli Mamushi erano crudeli, ma mai fino a questo punto. Altan tira fuori il meglio dalla gente. Il peggio, forse, vorrei dire. Jin, io... non ce la faccio. Io non posso tornare lì dentro. Non ci andare. Resta qui. Compirò io la tua vendetta. Falli soffrire, Jin. Per Taka. Per ogni ferita che ci inflissero. Per le vite spezzate di quegli schiavi sfiniti che chiedevano un sorso d'acqua. Falli soffrire per me. Pagheranno la loro crudeltà e avrò le loro teste. Non basta. Non dopo che Altan li ha spinti a questo. Li ucciderò mentre dormono. Agirò nell'ombra. E Altan capirà che nessuno può sfuggire allo spettro. I mongoli non chiuderanno più occhio. Fallo. Ormai siamo... Jin, se qualcosa andasse storto, non farti prendere vivo. Completamente nella parte. Allora, non farti vedere, non uccidere le guardie. Ah, un po' diverso dal solito. Proprio da ninja. Aspetta. Un po' alla Hitman. Uccidere solo il bersaglio. Ok. Allora devo trovare. Non devo uccidere le guardie neanche. Merda. Solo che io non ho impostato il personaggio in questa maniera. Porca vacca. Allora, lì ce n'è una. Ok. Dove saranno? Sarà difficile. Immagino. Ce n'è uno. Secondo me uno è quello. Aspetta. Qui vedi, non. È un po' che non lo uso. Non c'è un accesso secondario qua. Ah, in alto. In alto. Aspetta. Ok. Lino. Uno è questo. Ti meriti di peggio. Ero sicuro. Sta testa. Fosse lui, ero sicuro. Testa di un traditore, la testa recisa di un Mamushi. Non la fanno vedere. Troppo quento. Me ne mancano due. Ok. Non fatevi del male. Vi prego, sarò morta. Va tutto bene, mi occuperò degli aguzzini. Aspetta. Che adesso. Ok, andiamo più su. Allora, fammi ragionare. È là. Un altro è là, secondo me. Là dentro. Dobbiamo andare là.
Hanno trovato il corpo. Attenzione, attenzione, attenzione. Porca, ok. Ok. Porca vacca, attenzione. Sì, secondo me è qua dentro. Vai, 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 vai. Ok. Vado, devo andare lì. Aspetta, eh. Se questo si sposta. Ok. Non c'è un accesso, sì. Vai, vai. Non guardarmi così. Altan vorrà la sua parte. Ok. Sta per le tue colpe. Fuori due. Ok. Torniamo su. No, usciamo di qua. Ne resta uno. Dove si troverà quest'ultimo? Aspetta. Aspetta un attimo, che qua mi vedono. Ok. Proviamo ad andare là. Bisogno di una visuale dall'alto. Allora, il terzo, se uno era là, uno era qua. Terzo ed ultimo. Ma qua mi sa che usciamo dal campo. Occhio, questo ci vede. Il terzo. Sarà questo, in mezzo ai campi. Aspetta. Sì, è lui, è lui. Aspetta, eh. Ok. Lo lascio agli insetti. Abbiamo preso al pelo. Ok. E adesso posso andarmene? Devo tornare da Yuna senza farmi vedere. Aggiungi l'entrata. Beh, posso fare il giro largo, aspetta. Da qui, guarda. Vado di qua. Qua ho visto
La piglio per un rampino. Aspetta. Questo fa avanti e indietro. Aspettiamo che... Eh sì, dai, aspettiamo che torni indietro. Dobbiamo essere pazienti. Che si può dire che è la prima missione totalmente stealth. Non c'era mai successo, ovviamente. Non avendo impostato il nostro personaggio in questa maniera. Ok, direi che possiamo anche scendere. Ok, qua l'avevo visto. Azione. Eccolo qua. Ok. Possiamo anche andare. Sono morto. Sì, dov'è? Eri nascosta. Non ci saranno più schiavi. Dimmi che hanno sofferto. Non quanto avrebbero meritato. Ma tutta Utsuna saprà che fine hanno fatto. Tutti quegli orrori perpetrati per anni. Io sapevo. Ma non ho fatto niente. Puoi fare qualcosa ora. Invieremo ad Altan un messaggio. Scritto col sangue, presagio di morte. Gli spediamo le tre teste, no? Attiriamo i mongoli. Mandiamo loro un messaggio. Voglio guardare. Nascondiamoci nell'erba alta. Ah no, ecco, anche così va bene. Che? Nasconditi nella pampa. Attiro la loro attenzione. Vabbè. Che udito sensibile. Beh, tecnicamente uno dei tre era stato scoperto, perché avevano suonato l'allarme. Ma guarda, scappano come cani impauriti. Altan lo verrà a sapere. Ma non sarà abbastanza. Fu un uomo a rapire gli schiavi di quella fattoria. Il lupo nero. Allora gli daremo la caccia e seppelliremo un altro amico di Altan. Stanerò il lupo nero sulla costa, vicino ai suoi vecchi terreni di caccia. Mi troverai là. Mi sa che ti raggiungo subito, eh? Eh sì. Ecco perché morte silente. Ci hanno obbligato a fare i fantasmi. Ok. Amuleto dell'occultamento. Ma ce l'avevo già, infatti. Aumenta, va bene. Però, per vedere la mappa. Ah, qui. Ok. Però fammi vedere l'armatura un attimo. Vedi, 728, manca poco. Manca poco. Allora. Ah, mettiamola subito. Andiamo verso Yuna, 3 di 4. Vediamo se... Ma spero che con lei le concluderemo le sue missioni, vediamo. Magari no. Cioè vabbè, ci sta a distribuirle ovviamente per tutto il gioco, però... Cioè... Magari tipo quella di Lady Masako l'avrei conclusa volentieri. Vedere che fine faceva la sorella, morta probabilmente, ma però non ne siamo così sicuri, ma non penso. Secondo me la uccide però. Ok. Sì.
Che cos'è? Una bambola. Sporca di sangue. Il lupo nero schiavizza i bambini. Sì. E li rivende ai fratelli Mamushi. Che non ci sono più. E dov'è? Ha un campo in fondo al sentiero, ma è pieno di guardie mongole. Allora moriranno con lui. Devo uccidere io il lupo nero. Ne ebbi l'occasione molto tempo fa. Ma non ci riuscì. Posso aiutarti? Un attacco diretto. Facciamogli sapere che arriviamo. Voglio che si senta perso. Paralizzato. Certo. E quando avremo finito, Altan proverà lo stesso. Sì, ma speriamo che stavolta però posso scegliere io l'approccio, perché vorrei massacrarli tutti con la spada. Un mongolo. Se ci vede, avvertirà gli altri. Ci penso io. Ma chi se ne frega? Lascia che ci veda. Vabbè. Andiamo. Conosci bene questo posto. Venni qui con Taka quando lasciammo gli Arikawa. Cercavamo un rifugio. Ah, posso sconfiggerli? Questo cos'è? Ah, è un manufatto mongolo, così. Aspetta. Tamburo da sciamano. Usato durante le cerimonie sciamaniche per entrare in uno stato di trance. Il suono di questi tamburi era spesso accompagnato da danze frenetiche in cerchio e grida alternate. Una di queste cerimonie prevedeva uno sciamano nero, il Katar Talink, che aveva il compito di mettere i vivi in contatto con gli spiriti Ongo. Vabbè. Proviamo a... Ok. No. Vabbè, un paio. Mi pare che potevo arrivare fino a tre, però... Vabbè. Va bene anche così. Aia. Si fa tradimento. Aspetta. Ok. Almeno... Ok. Perfetto. Non vedo il lupo nero. Un attimo. Col fatto che si ricarica di più la determinazione mi dà la possibilità di usare più le abilità. Mi sembra giusto. Il vigliacco sarà fuggito. Non può fuggire. Aspetta, quella nave mongola al largo. Forse è lì. Scendiamo a nuoto. A raggiungere la barca a remi. Possiamo usare quella barca. Presto. Dov'è? Attiriamolo con le loro grida. Adesso proprio a viso aperto, va bene. Aspetta. Scappa, scappa. Ti conviene. Ah. Aspetta, lui è un bruto. Cazzarola, quelli con la lancia. Sì, l'ho messa. Ok. Tutto ciò che ho fatto era per ordine di Altan. Tu schiavizzi i bambini. No, io... L'hai fatto per 20 anni. Imprigionasti me, Taka, per poi venderci ai fratelli Mamushi. Taka era il mio preferito. Ma da quel che ricordo fosti tu a condurlo da me. Io non lo sapevo.
Yuna, è tu. Stai bene. Lasciamo questa nave. Bruciamola. Oh, un altro schiavista va in meno. Il fumo avvertirà Altan del nostro arrivo. Dovrà agire per forza. Jin, quel che ha detto il lupo nero è la verità. Che vuoi dire? Lo incontrai quando arrivammo a Otsuna. Mi offrì cibo e un posto dove stare. Chiesi se potevo portare mio fratello. Lui ci fece ubriacare. E poi... Taka non se lo ricorda. Ma io sì. Ero paralizzata. Potevo ucciderlo e salvare Taka. Ma avevo troppa paura. Non è colpa tua. Grazie a te non farà più del male ai bambini. Devo riposare. Torno alla locanda. Ci vediamo lì. Ok, forse concludiamo le sue missioni, dai. Forse incontriamo questo Altan. È vero, abbiamo un punto tecnica. Adesso guardiamo. Un altro, vabbè, ok. Allora, tecnica. Ah già, volevo potenziare Kunai, è vero. Allora aspetto. Aspetto di avere un altro punto. Un messaggio di sangue, sì, infatti, meno male. Ah, eccolo qua. Anzi, eccola qui. Ok. La locanda. E quindi andiamo qua. La locanda non è segnata, quindi... Ok. Sei bravo. Aspetta, andiamo giù. Forse si preannuncia un duello, speriamo. I duelli alla fine sono i momenti forse più belli, secondo me, dove raggiunge veramente l'apice, ma perché forse il combattimento è la parte veramente migliore del gioco. Nonostante appunto la fatica che feci a battere Kojiro, e i suoi compagni, comunque mi è piaciuto combatterli, ecco. Dov'è? Sarà qui? No. Aspetta, provviste? Ah sì, le rubiamo. Che qui, no, qui frecce. Ok, ma dov'è? Ah, in alto, ok. Scala. Non avete una scala voi? Acqua. Tanto vi rubo roba. Tanto lo so che non vi serve. Che è successo? Altan ha capito il messaggio. Ecco la sua risposta. Vuole vedervi al campo, vicino al confine di Kushi. La pagherà. Sarà fatta giustizia. Siete solo forieri di morte. È nostro dovere ottenere vendetta. Uccideremo Altan o moriremo provandoci. È il dovere di un samurai. Yuna è solo una ladra. E i ladri non hanno onore.
Sistemeremo le cose. Te lo prometto. Le tue promesse sono proprio come te. Inutili. Vabbè. Grazie. Prendiamo i cavalli. È che abbiamo attirato, insomma, le ire di Altan anche alla locanda, però... Stiamo cercando di liberare il paese, non so se lo sa. Ok. Ok, io sono già arrivato. Dov'è? Attendi una. Sono uscito dalla finestra io. Dovevi farlo anche te? Scusa. Sei una ladra. Aspetta. Okay. Sai che ci attende una trappola. Lo so, ma devo farlo per Ichi. Il nostro obiettivo è Altan. Ciò che è accaduto tra voi non deve intralciarci. Non capisci. Ichi era una schiava del campo dei Mamushi. Ci siamo conosciute lì. Si prese cura di me e Taka, difendendoci da quegli orrori. Fuggimmo grazie a lei. Fece le sue scelte. Non le devi nulla. C'è dell'altro. Giurammo di fuggire insieme da quel posto. Stavamo tutti correndo. Ma poi... sentì le urla di Ichi. Ah. E continuai a fuggire. La abbandonai, Jin. Ecco perché ce l'ha tanto. Devo la vita. Dovevi tornare. Perché non l'aiutasti? Eravamo bambini. Ero sicura che ci avrebbero ucciso. Ci sono bambini capaci di reagire e vincere. Convivo ogni giorno con questo rimpianto. Il passato è passato. Supera i sensi di colpa. Saranno d'intralcio nella lotta con Altan. Nulla dovrà essermi d'intralcio. Vabbè, però meno male è sopravvissuta. Dopotutto. Allora, forse ci siamo. No, 220 metri. Non è questo. Eccoci. Attenta, non sappiamo quanti uomini siano con Altan. O dove si nasconde il bastardo. Ma sì, noi entriamo. Uccidi i mongoli, vai. Voi, siete codardi? No, madonna. Ho rilasciato... un nanosecondo dopo, cioè. Ma vabbè, non importa. Li ammazziamo lo stesso. Dov'è? No, dov'è? Madonna. Forse l'ha ucciso? Basta. Già finiti, no. Ok. Aspetta. Ah no, kunai. Arrivo. Ok. Presi. Vieni. Ah no, la forma sbagliata. Ok. Frecce. Oh. Cavolava una lancia. Ok. Colpo di grazia. Vieni qua. Ok. Possiamo potenziare l'armatura. Dov'è quello là? Altan, dove si nasconde? Brutto. Ok.
avanti. Ha morto. Aspetta, provviste. Provviste. Una tenda. Non c'è nessuno, frecce pieno. Un po' di ferro. Qua cosa c'è? A frecce pieno. Chi manca? Andiamo a vedere là. Avevo già visto. Manufatti mongoli. Shagai. Il termine Shagai è utilizzato per indicare l'astragalo di capre o pecore, utilizzato come una delle più antiche forme di dadi. A volte i giochi che prevedono l'uso degli shagai vengono chiamati lancio degli astragali o astragali, non saprei. I contendenti devono indovinare il lato dell'ossicino che cadrà rivolto verso il basso o verso l'alto dopo averlo lanciato. Si ritiene che gli shagai di lupo siano un segno beneaugurale. Ah, giocavano a dadi con le ossa? Provviste. Qualcuno? No. E qui sono tutti morti. Non appare neanche sfida gli ultimi rimasti, quindi boh. Madonna. Non volevo andare. A parte che non sapevo neanche se potesse andare sopra, ma su queste tende. Ma chi è rimasto? Io non vedo più nessuno. Ma qua dove sono entrato? Là non c'è nessuno. Guarda, quando si nascondono. Aspetta. No, visuale migliore, ma qua ci allontaniamo, fa vedere la mappa. Infatti, no, ma no, è qua dentro, ok. Ce ne sarà, rimasto uno. Imboscato. Totalmente ignaro di quello che è accaduto. Eccolo qua. Okay. Altan, posso massacrarli tutto il giorno. Ok. Arrivano dei rinforzi. È lui. Che venga pure. Con altri cani bastardi. Altan. Ora risponderai dei tuoi crimini. Non puoi giudicarmi. Hai ucciso la tua stessa gente. I fratelli Mamushi e il lupo nero erano traditori. Ti giustifichi così? È per questo che ora sei lo spettro e uccidi? Non mi stupisce che Ryuzo ti abbia tradito. Taci! È ora di farla finita. Siamo anche la giustizia, diciamo, quindi. A me sta bene così. Hai un bello scudo, quindi so già cosa fare. Aspetta che cambio. Fai di tutto. Eppure disprezzi chi fa lo stesso. No. Cavolo. Io uccido per la grande. Sì, sì. Aspetta. Tu
uccidi solo per te stesso. Ma non direi. Tutte menzogne, Alta. So che persona sei. Aspetta. Madonna, no. Cazzarola. Ma alla fine mi ha fregato. Dello spettro. Aspetta, aspetta. Lo spettro torna in vita, eh. Non mi ha preso il comando, aspetta. Ok. Fai di tutto. E dai, io ho premuto ancora triangolo, però. Ami. Eppure disprezzi chi fa lo stesso. Ok. Io uccido per la grande pace. Fa. Aspetta, riproviamo a fare così. Ok, morto. A posto. Ok. Ma perché si caga addosso adesso? Aspetta, ok. 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 Ah, è arrivata. Avete ucciso Altan. Ma la gente sa cosa avete fatto agli altri. Ora temono che lo spettro andrà da loro. La brava gente non deve temermi. Tu cosa credi, Ichi? Siamo dei mostri. Avete fatto ciò che dovevate. Addio, Yuna. Non dare peso alle parole di Ichi. Non voglio che la nostra gente mi tema. Non tutti comprendono le tue azioni o i tuoi motivi. No. Ma mi chiedo se sto esagerando. Se anche fosse, siamo noi a essere nel giusto. Sì, i nostri metodi sono brutali, però... quello che dobbiamo fare... Anche il fatto di essere temuti. Comunque, monetto del rapido recupero. Ah, vabbè, il 25% di probabilità di recuperare le frecce standard che mancano nel bersaglio. Non ci interessa. No, dico, anche essere temuti almeno evitiamo che qualcuno prenda una brutta strada. Se no, andiamo a fargli visita. Ok. Quindi le missioni di Yuna le abbiamo completate. Adesso, come avevo detto, praticamente ci sono rimaste solo le missioni principali. Però, prima di farle, io voglio scoprire le tre, diciamo, basi. Facciamo così, guarda, facciamo così, così. Le tre basi che rimangono, tre insediamenti, insomma, accampamenti, chiamateli come volete, dei mongoli, così se le completiamo, la mappa ci viene svelata tutta, quindi poi andremo a rovine sulla montagna. Abbiamo trovato subito? Ma dai, che così a caso. Andremo a svelare i punti di domanda e quindi completare anche quelli. Allora, io direi che possiamo anche andare giù in maniera pesante, come solo noi sappiamo fare. Ok, danneggi i nemici con una freccia esplosiva. Detto fatto. Se becchiamo un bel gruppetto, però magari... Ma sì, possiamo fare anche così. Ecco, uno. Due. Ah, ce ne manca una. Per lo spettro. Ah, mi danno una mano questi. Chi sono? Vedi, vedi? La gente poi mi aiuta.
Ok. Dunque, non ho un'altra freccia esplosiva, quindi vabbè. Pazienza. No, andiamo da lui. Toh. Ah, aspetta. Ok. Qua c'è qualcuno. Ok, un altro. Ah no, dai, aspetta, aspetta. Ok. Oh, chi è? Non l'ho visto, non l'avevo visto. Aspetta. Ah, mi sa, morto subito. Chi è rimasto? Dove sei? Sei qua dentro? Caso? No. C'è nessuno. Apriamo qua dentro. C'è nessuno. Cuoio. Ah già, devo potenziare anche l'armatura, è vero. Ah, là. Ma dov'è? Aspetta, no, dov'è? Madonna. No, aspetta, dal lato sbagliato. Ok. Venite, venite. Ah, lui forse è il generale? Aspetta. Mi sembra più resistente degli altri. Ho rotto la guardia. No, invece no. Ok. Ok. Preso. A posto. Campamento liberato. Qui c'è qualcuno ancora vivo. Vediamo di finirlo. Ok. Mappa. Ok, un punto di domanda lì. Andiamo a vedere cos'è. Eh sì, dai, andiamo a vedere cos'è, va. Ah, c'è un laghetto vicino. Vediamo. Chissà. Provviste. Sì, ma la potenziamo l'armatura, eh. Un attimo. Qua che c'è anche l'uccellino che ci indicherà la via. Forse. Eh sì. Ah, ok, un haiku. Ok, ok, meditiamo un attimo. Pensieri sulla rinascita. Allora, ferma il vento, mira lo specchio, un nuovo viaggio. Tra oro e rubino, sotto un velo d'oro, fuga dalla realtà. Facciamo tra oro e rubino, così. E nessun timore, nessun dolore, nuove conquiste. No, nessun timore. Un nuovo viaggio tra oro e rubino. Nessun timore. Ok, fascia della rinascita, vediamo un po' com'è. Beh, grigia però. Oh no, mi piace il cappello. Ok, andiamo a potenziare un attimo prima di proseguire di qua, perché secondo me almeno qua un altro c'è, secondo me. Un altro insediamento. Andiamo a potenziare, dov'è? Qua. Ci sono, ah no, c'è un dono anche. L'armatura, come ho detto, così l'armatura è potenziata al massimo. Ken 6. Allora, aspetta, l'armaiola.
qua. Lasciate che vi rinforzi l'armatura, signore. Ma certamente. Allora, armatura Kensei. Ok, adesso un nemico colpito con un'arma spettrale infliggerà il 50% di danni in meno e ne subirà il 50% in più. Questa vi terrà al sicuro. Ok. Però non ce la fanno vedere. Ah, ecco, sì, sì. Non so come rafforzare la vostra armatura. Ma mi sembra uguale a prima, Così di primo acchito. Però, boh, ma qualcosa di diverso c'è, ma non lo vedo. Vabbè. Ma forse il cappello. Boh, non saprei. Va bene. Grazie. Fa vedere. Armatura, fammela vedere meglio. No, il cappello, no, è sempre quello. Non lo so. Ma va bene, tanto mi piace, devo dire, come armatura. Va bene, questo fatto. Lo so. Ok, ah, c'è un dono, lo prendiamo. Aspetta, i doni erano di qua. Aspetta, ecco qua. 100 provvi. Ah, ancora? Ancora? Ma scusa, ma quanti? Ah, ce n'era più di uno. Scusa, avevo gli arretrati. Non lo so. Boh, perché così siamo andati a quanto? Fa vedere. Ah, no, dov'è che si vedeva? Aspetta. Oh, madonna. Ah, ecco. È visto a 604 così. E no, però adesso aspetta, perché le armature non le ho tutte, mi sa, quindi è inutile sprecare risorse. Sì, oddio, potrei potenziare anche questa, però è un botto che non la indosso, no? No, no, dai. No. Risparmiamo le risorse, vediamo in futuro. Mi verrà in mente di potenziare. Le consumeremo in maniera oculata.